già salutato gli Elasi, togliendosi quantomeno la soddisfazione di strappare 3 punti al Torino, stromettendolo definitivamente dalla corsa per le qualificazioni alle semifinali. Partita sostanzialmente equilibrata nel primo tempo, con la prima folata che arriva da parte granata al 20°, quando Soledi cerca la battuta da distanza ravvicinata, ma Sorci è brava a dire no. Ancora Sorci decisivo alla mezz'ora, quando esce sui piedi di Caplani e salva di nuovo i suoi. La gara cambia radicalmente nella ripresa. Subito Perugia in avanti al primo, Cazzo la mette in mezzo per Castellet, che arriva in corsa ma non trova la porta. Al settimo il Perugia passerebbe in vantaggio, ma sull'assist di Bruschi, Castelletti viene pizzicato oltre l'ultimo difensore ed il signor Bocchini ferma tutto per offside. Il Torino soffre, all'ottavo si complica ulteriormente la vita. Soledi entra duro su Aki, il direttore di gara non ci pensa su ed estrae il rosso lasciando il grado in 10. I grifoni ci credono, spingono sull'acceleratore al 17°, ecco arrivare il vantaggio. L'1-0 una gemma di Cazzola che di esterno disegna la parabola perfetta. Pallone preciso sotto al 7, Coppola battuto e Perugia che passa a condurre la gara. Nel finale potrebbe arrivare anche il raddoppio, ma Coppola battuto e il paro respinge la punizione di Grandoni e lascia il risultato invariato. Finisce con i perugini a battere le mani ai propri sostenitori, concludendo nel migliore dei modi un torneo nel quale la formazione di Mr. Macchi non ha decisamente sfigurato.